32 squadre, 500 atleti coinvolti e 64 partite in 7 palazzetti della provincia. Torna così con grandi numeri il trofeo nazionale di pallacanestro Guido Guidelli che, in programma da sabato 23 a lunedì 25 aprile, rinnova dopo 2 anni di stop l'appuntamento con la manifestazione cestistica tra le più longeve d'Italia. Questi numeri basta pensare all'organizzazione che ovviamente necessita, dagli arbitri ai tavoli per i tabelloni, ai responsabili di campo con il DAE, cioè è un'organizzazione per la SBA enorme. E questo ovviamente è sempre, come dire, rispecchia il progetto iniziale del trofeo Guidelli, cioè quello di diventare uno dei fiori all'occhiello della città come turismo sportivo. E basti pensare che più di 1500 persone staranno ad Arezzo per 3 giorni, soggiorneranno in alberghi, mangeranno nei ristoranti, andranno a visitare la città. Questa la dice lunga del perché anche la Fondazione Arezzo in Tour si è schierata assieme ai comuni come patrocinante del torneo Guidelli. Il trofeo, organizzato dalla Scuola Basket Arezzo, è giunto alla sua 37esima edizione e sarà strutturato, come tradizione, tra 3 diverse categorie Under 12, Under 13 e Under 14, in cui si sfideranno formazioni provenienti da tutto il centro-nord della penisola. Finalmente torna il trofeo Guidelli con la 37esima edizione di questo importante evento, non solo sportivo ma anche turistico per la città, perché sono tantissime le persone tra i giovani atleti, le famiglie, gli accompagnatori che saranno ad Arezzo, dormiranno ad Arezzo, mangeranno ad Arezzo e visiteranno Arezzo, ma anche altissimo il livello tecnico sportivo della manifestazione, perché ci sono molte squadre tra le migliori d'Italia che si confronteranno qui al Palaestra. Noi come comune siamo orgogliosi di ospitare il trofeo Guidelli, che è un trofeo che appunto promuove proprio i settori giovanili che sono stati così tanto penalizzati anche con la pandemia, con il lockdown. Ci si augura che con questo evento importante, che in realtà ha sempre trovato ospitalità a Castiglionferentino, al Palazzetto Maioni, di riportare una frequenza e una stabilità di questo sport. Main sponsor del torneo sarà ancora una volta Amen, che ha anche creato un gioiello esclusivo per tutti i partecipanti. Novità di quest'anno, infine, è rappresentata dalla sinergia organizzativa con il CSI. Siamo contenti di essere presenti a questa iniziativa, anche perché comunque vede presente il Comitato regionale, il Comitato Aretino, e poi siamo presenti anche con un'altra iniziativa, sempre in questi 3 giorni, che è il Premio Crescere, dove tutti i ragazzi possono mandare i loro elaborati sulla tematica crescita, la crescita sportiva, una crescita sociale, una crescita educativa, e per questo è un orgoglio per noi essere presenti.